Ed eccoci qui ragazzi, oggi finalmente andrò a registrare, come potete vedere, il video per gli sconti della J-Pop di Dinit per tutto il mese di giugno. Arriva leggermente in ritardo, ma tanto abbiamo tutto il mese a disposizione e quindi iniziamo subito. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e su questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo quelle 3-4 cose molto importanti per sostenermi e sostenere il canale, ovvero l'iscrizione, un like, attivare la campanella per non perdere ulteriori video e un commento a fine video per chiacchierare un poco ma anche per boostare il video. Vi ricordo che ci sono gli abbonamenti attivi a partire da 99 centesimi fino a un massimo di 3,99 €. Scegliete il vostro abbonamento cliccando il link in descrizione in base appunto ai vantaggi che preferite. Vi lascio anche il nick Instagram perché su quel social sono molto attiva, pubblico post, pubblico reels, parliamo nei DM, quindi mi piacerebbe avervi anche lì. Ed infine il codice sconto Nerdando su Mangaio per avere il 5% di sconto, che poi è anche il sito su cui io mi rifornisco. Ma appunto iniziamo subito con i consigli. Allora ragazzi, iniziamo con Dinit. Ci tengo a fare una precisazione perché i sconti Dinit del 20% sono disponibili solo nelle fumetterie fisiche, quindi dovete andare nella vostra fumetteria di fiducia e andare ad acquistare, sperando di trovare anche magari quello che vi consiglio io. Il primo titolo che vado a consigliarvi è un volume unico della collana Showcase e vi sto parlando di L'ultimo volo della farfalla. Questa era la variant per il look, però troverete appunto la versione standard. Un manga veramente stupendo che parla di una geisha molto particolare. I disegni dell'autrice sono spettacolari, vi immergerete in quell'epoca, in quelle situazioni, vivrete con lei passo dopo passo quei borghi. È veramente stupendo, una storia che è molto drammatica, da un finale veramente molto molto amaro, ma se volete una storia che vi sappia trasportare, che vi lascia qualcosa dentro, che vi racconta veramente qualcosa di molto molto bello, questo è il manga che fa al caso vostro. Vi lascio le tavole appunto per farvi vedere un po' di che tipo di tratto stiamo parlando, ma è veramente eccezionale. Io mi sono innamorata di questo volume, ho avuto la fortuna di averlo anche sketchato all'interno, magari vi lascio la foto per chi non lo sapesse, ma la potete trovare anche su Instagram perché l'avevo pubblicata. Una storia molto commovente che diciamo inizia un po' un arco narrativo, in realtà è una storia comunque a sé, finisce qui, però l'autrice è molto brava poi a riprendere alcuni personaggi da trasportare in altre sue storie, come se fosse un po' un seguito. In ogni caso merita assolutamente tantissimo, essendo che la collana Showcase costa un po', ogni volta quando ci sono gli sconti io vi dico assolutamente di andare a provarli, perché tutta la collana Showcase è molto molto bella, quindi io ve la consiglio assolutamente. Il secondo consiglio che vado appunto a mostrarvi è un manga di cui vi ho parlato tantissimo, ma ogni volta che ci sono gli sconti non smetterò mai di presentarvelo perché merita veramente tanto e purtroppo non è seguito da chissà quante persone. Vi sto parlando di Shrink, medico psichiatra. Un manga di cui vi ho parlato, un manga di cui trovate un video sul canale, magari ve lo lascio nella descrizione proprio per saperne molto di più. Parla di questo psichiatra e di tutti i pazienti che si affideranno a lui, uno psichiatra molto empatico che li aiuterà in tutto e per tutto. A volte non si può guarire da qualche patologia, ma lui riuscirà comunque a dare una via, diciamo, per una vita sicuramente migliore di quella attuale. È veramente stupendo, ogni storia vi insegnerà qualcosa. Andiamo, è un po' autoconclusivo nelle sue storie, ma poi c'è un filone, diciamo, per tutta la di trama orizzontale, soprattutto perché dobbiamo scoprire piano piano il passato proprio del nostro psichiatra. Veramente stupendo, mi ha insegnato tanto, alcune patologie non le conoscevo, altre avevo degli stereotipi, diciamo, in testa, e questo veramente è un manga che consiglio a tutti quelli che vogliono informarsi, perché ormai le malattie mentali sono troppo diffuse e si sa veramente poco, quindi è un manga che vi può dare tanto, scritto benissimo, e poi quello che c'è scritto all'interno viene visionato da un vero psichiatra, quindi non troverete delle castronerie, ma anzi proprio il contrario. Vi assicuro che vi piacerà tantissimo, empatizzerete con tutte le storie all'interno, è stupendo. Ora è uscito il 7° volume che ancora devo prendere, ma tutti gli altri precedenti li potete trovare assolutamente scontati perché sono usciti molto di più di 6 mesi fa, quindi potete assolutamente trovarlo, andate in fumetteria e richiedetelo o ordinatelo perché ne vale assolutamente la pena.
Si continua sempre con Dinit, con un autore che è molto amato e quindi ve lo presento anche questa volta. Vi sto parlando di Keigo Shinzo con Tokyo Alien Bros. Ve lo presento innanzitutto perché è la mia storia preferita al momento, insieme a di Ira Yasumi, che però è ancora in corso. Questo è una miniserie in 3 volumi che costa tanto a prezzo originale, quindi non c'è occasione migliore di acquistarla ora, perché questi 3 volumi costeranno in circa intorno ai 50 euro prezzo originale, quindi potete avere un grande, grandissimo risparmio. Una storia di 2 fratelli alieni che si ritroveranno sulla Terra, oltre ad essere molto divertente, insegna veramente tanto, ci sono dei messaggi molto belli sia all'inizio che alla fine. Questi alieni che cercheranno di capire gli uomini e quanto loro in realtà ci vedono complicati, perché forse l'uomo è davvero complesso nella sua struttura mentale. Veramente stupendo, i disegni di Keigo Shinzo qui si vedono in maniera molto grande perché è un formato molto deluxe, e ve lo consiglio assolutamente perché sono i disegni migliori, un po' insieme a Ira Yasumi qui ha trovato proprio il suo tratto definitivo. Chiunque lo abbia letto, lo ha promosso, difficilmente non piace questo titolo. Riesce a mescolare vari generi e ti tiene incollata fino alla fine. Riuscite a leggere questa miniserie un volume dietro l'altro senza mai fermarvi. Anche di questo mi pare che ci abbia fatto una recensione, in caso ve la lascio comunque nella descrizione, quindi andate ad acquistarlo perché è proprio il momento adatto per ottenerlo con un super super sconto. Adesso passiamo a J-pop. Innanzitutto inizio con un'opera che in realtà consiglio più ai neofiti, perché è stato quello che comunque mi ha inserito a me in questo mondo. Infatti vi parlo di Tokyo Revengers. La serie ormai è conclusa da parecchio, quindi tutti i volumi li potete trovare scontati, e io comunque la consiglio ancora perché secondo me la storia è valida. Si perde un po' nell'ultimo arco narrativo, ma per tutto quello che ci ha dato prima secondo me è assolutamente valida, soprattutto per i nuovi lettori e per chi ama soprattutto le storie di teppisti e gente che fa a botte, perché non è solo quello, tra l'altro c'è tanto il fare a botte, ma c'è anche una storia molto commovente secondo me, e Wakui è sempre stato bravo a descrivere dei personaggi e caratterizzarli tutti in maniera molto molto bella. Ti rimangono veramente impressi e riuscirete a leggerla praticamente tutto ad un fiato. Sono, se non sbaglio, 31 volumi, ma secondo me con chi vorrebbe iniziare a recuperarlo è l'occasione per prendersi magari un lotto scontato e poi magari continuare successivamente. Io ripeto, nonostante sia stracriticata da molte persone, ci sono veramente tanto affezionata e continuo a pensare che in realtà così male non è assolutamente. È un mio pensiero, magari ci sono tantissime persone che la pensano in maniera diversa, ma chi l'ha iniziato al di là dei pregiudizi ha detto che comunque non è mai stato così male e non capisce appunto queste troppe critiche, forse in maniera esagerata rispetto a quello che c'è all'interno. Altra miniserie che vi consiglio assolutamente della J-pop, se così si può chiamare miniserie perché sono soltanto 8 volumi, quindi è comunque molto corta, vi sto parlando di Bloom Into You di Nio Nakatani. Questa la consiglio veramente a tutti gli amanti del romance, ma anche chi non ama i romance, perché comunque all'interno troverete una storia molto profonda che affronta diversi temi e può piacere veramente a tutti. Non mi dilungo troppo perché ho fatto un video dedicato agli Yuri e l'approfondisco molto di più in quel video, quindi andatelo a cercare. Chi cerca comunque un manga completo, che non sia di troppi numeri, che vi possa lasciare veramente tantissime emozioni, questo assolutamente fa al caso vostro. Uno degli migliori più belli che abbia letto, e di quelli completi credo che sia il migliore in assoluto, con una caratterizzazione dei personaggi stupefacente e che vi lascerà a bocca aperta. Un finale stupendo, meraviglioso, che mi ha fatto anche commuovere, e quindi non potrei che consigliarvelo assolutamente. Lo troverete sulle 5 euro anziché 6,50 euro, quindi recuperate con pochi soldi una serie completa che vi lascerà sicuramente tanto. Un altro manga che ci tengo a consigliarvi, nonostante io non l'abbia ancora iniziato, ma penso che sia proprio il momento giusto per chi volesse acquistarli, proprio perché costando troppo in originale, adesso lo potete trovare con un grandissimo sconto. Vi sto parlando di un box che costa sulle 110 euro, lo potete trovare a 80 euro e quindi non potrei non consigliarvelo. Vi sto parlando di Il poema del vento degli alberi di Keiko Takemiya. Ora, io non l'ho ancora iniziato, ma chi è amante degli shoujo sono sicura che aspetta questi momenti per poter recuperare questi che sono stati dei capolavori e che non vedo l'ora di approcciare. Keiko Takemiya è considerata la madre soprattutto dell'attuale BL, perché
è un vero e proprio primo BL della storia e non vedo l'ora assolutamente di leggerlo. In realtà BL, ma questo è target shoujo ovviamente, ma parla della storia d'amore di due ragazzi. All'interno ci sono pagine a colori, un'edizione fatta molto bene, bellissima, con un box per chi volesse il box e pagine a colori, come vi dicevo, e i disegni di Keiko Takemiya sono ad un livello veramente eccezionale, quindi per chiunque non vedesse l'ora di poter acquistare questo box è proprio il momento giusto, così come anche i box contenenti i manga di Lady Oscar. Il box costerebbe molto di più e con questo sconto ve lo portate a casa a 56 euro, quindi questo ha fatto la storia. Penso che lo conosciate tutti, però magari alcuni non si sono approcciati realmente cartaceamente a quest'opera, come un po' me. Conosco l'anime ma non avevo mai letto appunto la versione cartacea. Questi sono dei manga, a parte la bellezza delle edizioni, perché J-pop, quando si tratta delle autrici importanti del gruppo delle 24, ci presenta sempre queste edizioni spettacolari che costano tra virgolette un po', però ne vale assolutamente la pena perché qui devono essere lette con un formato grande, nonostante io non ami i formati grandi, ma in questo caso sono proprio necessari per ammirare la bellezza di queste opere, quindi anche questo con lo sconto ne vale assolutamente la pena. Penultimo consiglio, Kowloon Generic Romance. Questa è una serie ancora in corso, sta per uscire il 9° volume, ma io lo consiglio assolutamente perché i primi 8 volumi potete trovarli tutti in sconto ed è una di quelle serie di cui pochissime persone parlano, ma è spettacolare, una serie mystery romance e non troverete mai nessuna cosa simile a Kowloon. La storia di Kowloon mischiata, quindi reale, mischiata a questo romance, veramente stupefacente, vi farà esplodere la testa nei primi volumi perché non capirete nulla, ma vi verrà voglia di continuare a leggerlo fino a quando non scoprirete alcuni dettagli e si fa sempre più bello. Non vedo l'ora del 9° volume, purtroppo siamo in pari con il Giappone ed esce lentamente, ma voi potrete leggervi i primi 8 volumi tutto d'un fiato ed è qualcosa che io avrei tantissimo desiderato di fare, quindi Kowloon spettacolare, dategli assolutamente una possibilità perché ne sento parlare troppo poco quando merita veramente il mondo. Ultimo consiglio, ma non per importanza, è Cruel God Reigns di Motoaglio, anche perché sta per terminare con il volume 10 che uscirà a breve, comunque penso il mese prossimo, e quindi i volumi, diciamo, precedenti, la maggior parte dei volumi precedenti potete trovarli, almeno i primi 6 scontati. È una storia capolavoro assoluto di Motoaglio, molto pesante in realtà, molto cruda, quindi dovete essere comunque forti di stomaco, non è sicuramente una storia da leggere tutta ad un fiato, parla di abusi quindi non è semplice. I disegni sono sempre meravigliosi, ma Motoaglio c'è poco da dire. Motoaglio ha quella capacità di farti del male, ma anche farti del bene allo stesso tempo, perché nonostante sia cruda, nonostante ti dia proprio dolore, continui a leggerla per la maestria dei suoi racconti, per la personalizzazione, la caratterizzazione dei personaggi, di come lei riesca proprio a narrare di queste storie come se in realtà l'avesse vissuto in prima persona. Cioè lei ha una grandissima empatia, sembra veramente che riesca ad entrare nel cuore di questi personaggi. Come lei descrive il dolore, come lei descrive il disagio, i traumi, è qualcosa che non ho mai trovato da nessuna parte. È proprio il fatto di essere molto realistico che fa più male in assoluto. Però non potrei che consigliarvela, così come in realtà tutta la collana di Motoaglio. Infatti io sarò la prima che andrò a recuperare in questo mese delle altre opere di Motoaglio, perché vorrei avere assolutamente tutto. E niente ragazzi, questi erano i miei consigli per questi sconti J-pop e Dinit. Fatemi sapere nei commenti cosa state acquistando voi o cosa vorrete acquistare, se vi interessa qualcosa tra quelli che ho nominato, e noi come al solito ci vedremo ad un prossimo video.